Bentornati ad un nuovo appuntamento con il Verona Economia. Un altro ospite oggi per parlare insieme di sostenibilità e tutela dell'ambiente. Diamo il benvenuto a Silvio Parise, presidente Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. Benvenuto presidente. Grazie, grazie a voi, grazie. Il consorzio è uno degli organi di riferimento grazie a un'intensa attività di vigilanza e manutenzione su tutto il territorio regionale. Come nasce questa realtà e quali sono effettivamente le azioni pratiche? Allora, nasce da una legge, la legge regionale 12 del 2009, dove ha accorpato una serie di consorzi che prima erano circa una trentina in 10 consorzi più un undicesimo, che è quello del consorzio LEB, un consorzio di secondo grado che è rimasto tale. Ecco, noi siamo uno dei più grossi del Veneto e prendiamo il consorzio ex Zerpano Adisegua, Riviera Berica e Medio Astico. Di questi tre è stata la fusione ed è sorto questo consorzio, è stato nato questo consorzio, si chiama Alta Pianura Veneta. Quali sono i maggiori interventi che hanno permesso di migliorare il territorio? Penso ad esempio a quelli più recenti, posti in essere nei mesi di gennaio e febbraio, come il collettore Zerpano, il recupero delle specie ittiche di roggia schiomarano e il bacino di Trissino. Sì, allora, parlando di questi ultimi interventi, sono interventi programmati che noi facciamo, noi la dichiariamo come manutenzione ordinaria, come collettore Zerpano, una manutenzione a volte ordinaria, fra virgolette, virgolettata, che magari sono riprese anche importanti degli argini per ottimizzare quello che è la risorsa acqua, che sapete tutti che oggi è sempre più importante o indispensabile per qualsiasi tipo di attività umana che ci sia. Quindi cercheremo e cerchiamo sempre di avere meno spreco e di avere sempre più la possibilità di trattenerla. La roggia schiemarano, che quella fa parte della nostra manutenzione ordinaria, nel caso specifico lei diceva appunto della di questa cattura di questi pesci, che noi affidiamo a delle associazioni di pescatori della zona con delle convenzioni, paghiamo questo, quello che è il recupero, che dopo vanno portati a monte di i nostri lavori o delle vasche, e dopo questi vengono rimessi nel territorio una volta fatti i lavori. Questo è il nostro compito. Abbiamo accennato anche al bacino di Trissino. Può raccontarci quali sono gli interventi in corso? Allora, il bacino di Trissino è un bacino di eliminazione sul torrente Agno-Gua-Frassine, praticamente dopo la parte bassa, è tutta la stessa asta, che va a regimare dell'acqua nel comune di Trissino. E questo serve appunto a dar man forte il bacino ormai storico di Montebello, questo bacino che noi abbiamo realizzato perché praticamente l'abbiamo finito, stiamo in questo periodo seminando sulle sponde e quant'altro, riuscirà a bloccare circa 3 milioni di metri cubi d'acqua per salvaguardare tutta la parte veronese e la parte padovana, laddove il torrente Frassine o Gua all'inizio del Frassine va a attraversare. Quindi è un progetto che nasce nel 2015 e in praticamente 7 anni, perché abbiamo avuto qualche problema, ma iniziati i lavori sono stati nel 2016, oggi è finito, è un progetto da 20 milioni, grosso modo siamo sui 16-18 milioni di intervento, che dà grande respiro a quello che è oggi l'utilizzo dell'acqua su quell'asta del torrente Gua. La sostenibilità è uno dei cardini per progettare il futuro e sta diventando un elemento indispensabile per fronteggiare il cambiamento climatico. Sia il PNRR, infatti, che l'Agenda 2030 ne sottolineano l'importanza. Come si inserisce in questo panorama il lavoro del consorzio? Allora, ha detto bene il PNRR, appunto noi, i nostri obiettivi è appunto quello dell'utilizzo in maniera sostenibile di questa risorsa. Non a caso il nostro progetto, dico più importante, ma uno dei più importanti, è quello della ottimizzazione di tutto il nostro sistema di telecontrollo e quant'altro, paratoie, per avere in tempo reale la possibilità di utilizzare questi mezzi moderni che oggi ci sono nella chiusura e apertura, laddove serve più acqua, laddove non serve, perché noi non dobbiamo sapere che facciamo due tipi di attività importante, che è quella della regimazione, quella della, diciamo,
cercare di fare defluire l'acqua nel momento che ci sono gli eventi, queste bombe d'acqua, come si dicono, e nello stesso tempo, magari anche nello stesso periodo, nel periodo estivo, da dove arrivano questi grossi temporali, dopo cercare di portare l'acqua per irrigare i campi. Quindi, avendo la possibilità di farlo da remoto, è una cosa importante. Questo progetto è un progetto ambizioso di 12 milioni e credo a breve verrà finanziato. Nella vastità dei progetti del consorzio, quali sono quelli specifici sul territorio veronese? Allora, nel territorio veronese, quando lei parla appunto di ottimizzazione, quello più importante che oggi stiamo prendendo per mano è un impianto irriguo che è uno dei più vecchi d'Europa, della Valle Lasi. È un impianto abbastanza grande, vorrei dire grande, e dove ormai, essendo datato, ci abbiamo messo mano con un progetto importante di circa 8 milioni anche lì per utilizzare l'acqua in maniera razionale, in maniera mirata da quando serve, per non avere degli sprechi. Un altro importante collettore Zerbano, anche lì stiamo mettendo mano e assieme al Canal Maestro, che sono due importanti arterie per l'irrigazione e per la bonifica della parte veronese. E su questi due canali siamo concentrati con due importanti progetti. Quello di, diciamo, sul Canal Maestro è un progetto di 8 milioni, quindi non stiamo parlando proprio di piccoli interventi, sono interventi strutturali importanti per razionalizzare quello che è la risorsa. Ringrazio Silvio Parise, presidente del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, per essere stato nostro ospite. Grazie, presidente. Grazie a voi. E la ringrazio per averci raccontato la storia e i progetti sostenibili di questa importante realtà del territorio. Vi do appuntamento al prossimo ospite di Verona Economia. Grazie per essere stati con noi.